si vedono le Alpi dal Mon Viso al Gran Paradiso. Quello è l'arco di Alpi che noi riusciamo a vedere. Poi il resto bisogna salire sul paese per vedere il Monte Rosa, il Cervino e le altre Alpi orientali. Quello è il nostro orto dove piantiamo le patate, soprattutto patate, perché altre cose non crescono. D'inverno è un nevaio, solamente oggi è andata via l'ultima neve. D'estate è un forno, non si può stare dopo le 10, non si può stare più. Gradito sia il Signore per noi, sia colmati di L'abbazia di Sant'Alberto di Butrio, poco conosciuta. Stiamo proprio nell'angolo della Lombardia e della provincia di Pavia. Come diocesi apparteniamo a Tortona, che è Piemonte. Ecco, a pochi chilometri già si passa in Emilia, dopo il Monte Penice, il Passo del Penice. Quindi stiamo tra l'Emilia, il Piemonte e poco più in là la Liguria. Padre Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Ci chiamiamo eremiti di Don Orione o della Divina Provvidenza. È una parola grossa, noi non siamo eremiti, però è il nome storico che abbiamo ereditato. E anche se non facciamo la vita di eremiti, altrimenti io non potrei stare qua a parlare con te. Per esempio, dovrei stare in una grotta, in una stanza, rinchiuso, e invece facciamo vita comunitaria. Ecco, durante l'inverno, sì, la nostra vita è abbastanza solitaria perché viene pochissima gente, forse qualcuno fine settimana, ma molto poco. Nell'estate diventa un via vai di turisti, di pellegrini, di visitatori, scuole. La nostra vita è molto molto semplice, davvero ora et labora, preghiera e lavoro, poi un clima di raccoglimento abituale. Certo, tra di noi chiacchieriamo a tavola, per esempio, un momento dopo le letture chiacchieriamo, quando ci troviamo scherziamo, è una vita fraterna molto tipo familiare, anche perché non siamo un convento, un monastero grande con tante persone. Ma lei è stato missionario all'estero? Parecchi anni. Ma tu vuoi sapere tutta la mia vita? Io lo so che lei è stato Sì, missionario. ecco, sono stato più di 20 anni in America Latina, 9 anni in Uruguay e 13 anni in Argentina. Quindi in mezzo alla gente, adesso in Ah sì, mezzo ah al sì, ah verde e sì. E d'inverno ai cespugli. alla neve e al ghiaccio, ce n'è ancora un po'. Ecco, però ho scelto io, Perché? nessuno mi ci ha mandato. Perché sentivo il bisogno di stare più vicino a Dio.